se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Buongiorno e benvenuti sul canale. Oggi cucineremo insieme i carciofi arrostiti, perché non verranno arrostiti, nella friggitrice ad aria. Le cacocciole arrostite sono un tipico piatto della mia città di Catania e sono molto buone. Sono dei carciofi fatti sulla brace, conditi solamente con olio, aglio, sale e prezzemolo. E noi faremo proprio questo, quindi dei bei carciofi, poi due spicchi d'aglio, prezzemolo fresco, sale quanto basta e olio extravergine di oliva. Come prima cosa laviamo bene il prezzemolo e i carciofi. Io posso fare tutto qui davanti a voi perché ho messo il tagliere sul lavello e così faccio prima. Così tolgo le foglie esterne, li apro e li lavo come meglio posso. E poi li allargo così e faccio questo con tutti i miei carciofi. Adesso sto facendo il video e quindi sto lavando i carciofi sotto l'acqua corrente insieme a voi, ma quando sono da sola nella mia cucina riempio un po' il lavello e li lavo dentro il lavello e poi li sciacquo soltanto velocemente sotto l'acqua corrente per non sprecare tanta acqua. Quindi voi fate questa seconda opzione direttamente. Se volete potete tagliare la cima del carciofo per eliminare le punte. Arrivati a questo punto, preparate una coppetta, prendete il prezzemolo fresco e tritatelo grossolanamente. Prendete l'aglio, scamiciatelo, tritatelo sottile sottile. Tanto aglio e mettiamo da parte. A questo punto prendo anche la parte alta dei gambi, naturalmente non la butto, ma la netto così, andando tutto attorno, e la cuocerò insieme ai carciofi. Per esempio, per me questa è la parte preferita. Adesso dobbiamo condire i nostri carciofi. Come prima cosa mettiamo il sale. Io lo metto sia proprio sul carciofo che anche poi nella salamoia che andrà a condirli. Metto un po' di sale anche nell'aglio con il prezzemolo e il roro con dell'olio extravergine di oliva e rigiratela per bene così. Adesso prendete una bella quantità di condimento e versatela così, facendola cadere dentro ciascun carciofo. Come diciamo noi a Catania, incaccatela dentro, cioè spingete dentro i pezzi di condimento, quindi il prezzemolo e l'aglio. E se vogliamo dirla tutta, noi a Catania facciamo così, proprio direttamente con le mani. Ok? Fatelo su ogni carciofo. Questi potete cuocerli anche al barbecue, vengono buonissimi sulla brace, se no proviamoli oggi con la friggitrice ad aria. L'olio che è rimasto versatelo su tutti i carciofi. Prendo il cestello della friggitrice e adagio i miei carciofi, uno per ogni angolo. E il quinto qui al centro, tutto attorno metto i gambetti, do un altro filino d'olio su tutto e inserisco nella mia friggitrice. La imposto a 185 per 20 minuti e poi vado vedendo di volta in volta. Ok, ha finito, adesso dovrebbe stopparsi.
Benissimo, tiriamoli fuori. Wow, che belli! Una. E voilà, prendiamone uno. Ecco, questo è il tipico aspetto che devono avere, abbrustolitissimi di sopra, quasi secchi, e verdi sotto. Ma per capire se sono buoni e pronti, la forchetta deve poter essere infilata nel cuore. Nel cuore! Bene, questi i nostri buonissimi carciofi. Buon appetito, mangiateli foglia per foglia. Prima di servirgli un altro girino d'olio ci sta benissimo, anzi lo faccio con voi, e buon appetito a tutti, una delizia, provateli e poi mi direte. Potete farli anche in forno, e se vedete che la vostra friggitrice ad aria è aggressivo, il vostro forno è aggressivo, aggiungete una tazza d'acqua sul fondo della friggitrice o del forno e vedrete che col vapore la cottura sarà subito più dolce. Ma meglio alla brace. Ma meglio alla brace, ma in città. Vi lasciamo le foto. Ciao.